Allora, Matteo, un risultato importantissimo a Monopoli che spezza un po' la spirale delle non vittorie del Catanzaro. Come ne uscite da questo punto? No, sicuramente è una vittoria che tutti volevamo, a partire dai magazzinieri fino al presidente, per ritirarci su, perché sono stati veramente 2 mesi, cioè, brutti, brutti, brutti. Non mi erano mai capitati 2 mesi così. È stata una vittoria che ci deve dare morale, le solite cose, morale, convinzione dei propri mezzi, che però ci deve far finire questa stagione, cioè io le voglio vincere tutte, 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 tutte. Adesso c'è il Catania. Che dobbiamo fare? Partita più bella da giocare è questa, giochi in casa, che deve essere ormai territorio nostro perché troppi punti regalati. Col Catania alle 5 di pomeriggio, in casa, in diretta TV. Meglio di così, lo devi fare. C'è una cartolina anche dell'ultima partita, quell'abbraccio tra Pancaro e voi, a fine partita e poi anche durante la partita dopo i gol. C'è un po' un feeling ritrovato anche con il tecnico all'interno dello spogliatoio, una rinnovata unità tra di voi? Sì, ma ti dirò, il gruppo c'è sempre stato. Il mister ci ha dato convinzione nei propri mezzi, nel senso perché lo sappiamo che siamo una buona squadra. E quell'abbraccio è stato proprio un abbraccio liberatorio. Catania, squadra seconda in classifica, che crede nella rimonta promozione, con cui forse il Catanzaro ha un conto aperto, perché il capitano Norghi ha sentito il dovere, dopo quelle dichiarazioni sibilline di Lo Monaco, di difendere e tutelare la professionalità e l'onorabilità della squadra. Ci pensate anche questo, è un qualcosa di più, oltre ai punti che dobbiamo fare, che dovete fare, che dobbiamo fare in chiave per conquistare questa salvezza matematica? Sì, lo sappiamo che il direttore Lo Monaco è abituato a queste uscite che mancano di rispetto più che altro perché è un professionista come D'Annunzio, cosa gli vuoi dire, per un autogol? E quindi sicuramente ci aiuta, ci dà carica e non vediamo l'ora che arrivi la partita di sabato. È un caso oppure no che ti mettono 15-20 metri più avanti e tu segni ancora? Non è più forte di me, più gioco vicino mi diverto di più sicuramente e poi basta poco, basta mettersi bene in campo, vedi la porta e cerchi di calciare verso la porta, se non si calcia in porta non si fa gol. Hai vissuto a livello personale anche un momento di appannamento un mesetto fa, proprio a livello di condizione forse anche, no? Sei stato meno incisivo di altri periodi, anche in questa stagione, non solo della stagione scorsa. E adesso a che punto sei? No, ma ti dirò, non era una condizione fisica, cioè lo sentivo anch'io dentro di me, stavo bene fisicamente, però mentalmente forse l'ho accusato questo periodo buio della squadra, perché è normale, io scendo in campo, voglio far sempre bene, voglio far gol, voglio correre, voglio far esultare i nostri tifosi. È stato un periodo, secondo me, l'ho subito, forse sono quello che l'ha subito di più. Che tipo di partita ti aspetti dal Catania e che tipo di partita pensi debba fare il Catanzaro per batterlo? Io credo che deve essere una partita a viso aperto, nel senso che non dobbiamo chiuderci dietro, perché se ti chiudi dietro con i giocatori che c'hanno, rischi e sicuramente ti mettono in difficoltà. Credo una partita, se riusciamo a tenere il pallone noi, potremo creare veramente dei pericoli a loro. Mi piace questa impronta che ha dato Pancaro alla manovra della squadra, più di proposta, diciamo. Sì, assolutamente. Ovviamente se c'è il pallone te corri di meno, e sei più fresco se nel caso perdi palla, sei più fresco perché hai tenuto palla, esci subito ad aggredire gli avversari e più recuperi palla più avanti, più fai gol.